Mister, un match quello di domani per dare continuità sia di gioco che di risultato. Sì, questi risultati che sono venuti ci devono dare soltanto convinzione che stiamo facendo bene, che non siamo inferiori a nessuno, come ho detto domenica scorsa, e quindi ci devono dare soltanto fiducia e affrontare tutte le partite con il piglio giusto, l'atteggiamento giusto, la cattiveria giusta. Che insidie può nascondere quindi la partita di domani? Sì, il Porto d'Asco sta facendo un grandissimo campionato, sono un'ottima squadra, anche che avranno qualche assenza, ma non penso che sia l'assenza che gli metterà paura a loro. Verranno a giocare una bella partita, sarà una partita particolare un po' per tutti e quindi metteranno anche loro l'anima per fare bene davanti a tanta gente domani. Fuori Alboni per squalifica, recuperato in extremis di Domenico Antonio. C'è da aspettarsi qualche cambiamento nell'undici iniziale? Poi vediamo sempre la domenica mattina per la formazione, però sì, Alboni è fuori, Domenico Antonio è recuperato, sta bene, difficile che hai 90 minuti nelle gambe, però è importante che ci sia anche lui domani.